io naturalmente utilizzo i materiali connessi relativi alla linea gotica, provenienti per la maggior parte da due miei libri. Soldati d'Italia a San Marino durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo è, diciamo, libro dove si riporta nel titolo, con fotografie di Luigi Severi che sono conservate presso l'archivio dell'Istituto Storico dell'Esistenza di Rimini, e di Giorgio Zani che è stato ufficiale e poi è morto generale di San Marino, che era, in occasione proprio dello sfollamento, era diventato amico di Luigi Severi con passioni per la fotografia. Per la libertà e la democrazia, antifascismo a Rimini e nel riminese, con tutta una serie di materiali anche qui relativi, diciamo, agli aspetti della resistenza. L'arrivo della linea gotica vale una considerazione di ordine generale, che bisogna sempre pensare al contesto nel quale si collocano una serie di avvenimenti specifici e locali, anche se sono grandi avvenimenti. L'8 settembre ci sono i patti fra l'Italia e gli alleati, ma c'è anche il fatto che con Mussolini liberato, nell'Italia del Nord si costituisce la Repubblica Sociale Italiana, che poi appunto vede nominato da Hitler come presidente e grande capo Mussolini, ma di fatto chi comanda in questa parte d'Italia è nominativamente Mussolini, ma praticamente è Hitler e sono le sue truppe che si impegnano. E nel momento in cui viene liberata anche Roma, c'è il ritiro delle truppe naziste, da Roma si va su a nord, e a quel punto c'è una linea difensiva che è naturale, è quella dell'Appennino, e sulla linea dell'Appennino, dall'Adriatico al Golfo di Genova, da Rimini, Pesaro alla Spezia, è tutta una, diciamo, linea che è detta linea verde in vario modo, e anche la linea gotica su cui si blocca l'avanzata della liberazione del resto dell'Italia, mentre a nord ci si prepara a combattere, e gli effetti poi si vedono anche sulle varie realtà che sono presenti, coinvolte diciamo in questa linea difensiva che è di centinaia di chilometri. C'era chi ne aveva scritto: la linea gotica era una linea fortificata lunga 320 chilometri da Pesaro sull'Adriatico a Massa Carrara sul Tirreno, fitta di torrette, di pantera, di cannoni, di rifugi d'acciaio, caverne scavate nella roccia, campi minati. Ecco, e qui, da questo punto di vista, diciamo, Rimini diventa punto rilevante all'interno del discorso della linea gotica, che, diciamo, vede, non a caso, che da Rimini parte poi la Via Emilia, che arriva nel resto del nord d'Italia, o anche la Via Romea, voglio dire, che va dall'altra parte, lungo l'Adriatico. Si indica Pesaro, ma in realtà Pesaro è l'ultima tappa prima di arrivare, ad esempio, a Rimini, che è la porta della pianura padana. E qui il tema della conquista di Rimini e del riminese diventa un punto essenziale per poter procedere nel resto della pianura padana. Da questo punto di vista, diciamo, non è casuale che Rimini poi si trovi a fare i conti con tutta una serie di problemi che sono anche messi fra parentesi o anche dimenticati. Rimini viene bombardata, certo, voglio dire, qui da questo punto di vista ci sono una serie di dati che vede 396 bombardamenti sulla città, 600 vittime civili e
l'82% degli edifici rasi al suolo, ma appunto 4.000 distrutti e oltre 5.000 danneggiati. Ma qui il tema è molto, molto banale, perché ci sono i bombardamenti, ma le distruzioni delle case vedono anche gli interventi dei tedeschi, i nazisti che procedono per la difesa e la tutela contro gli sbarchi sulla costa, e quindi procedono e intervengono da Riccione sino a Bellaria, voglio dire, a distruggere tutta una serie di edifici sulla costa. In genere uno pensa solo ai bombardamenti. E qui io posso solo dire una cosa che mi è capitata un giorno, che ero con un amico, facevo da guida al Tempio Malatestiano. Mentre ero lì, un vicino illustra alla sua donna i bombardamenti del Tempio Malatestiano e dice che era tutta una colpa degli inglesi. Certo, gli inglesi bombardano la città, su questo non c'è ombra di dubbio, ma il problema è: qual è la causa reale? L'Italia ha perso la democrazia, c'è un regime, il regime decide la guerra, e dopo siamo davanti a una realtà che vede, voglio dire, una attenzione da parte delle forze armate che venivano, aeree che venivano dal sud Italia liberato, che bombardano a partire dalla fine del 43, che bombardano la città di Rimini. E qui bombardano perché? Perché poi in realtà noi ci troviamo davanti ad aspetti di una guerra totale e totalizzante, che viene a coinvolgere anche la popolazione civile e soprattutto orientata a, diciamo, nei confronti ad esempio delle linee di comunicazione, qui ferrovia e stazioni, e è orientata alle, diciamo, realtà industriali, voglio dire, che vanno bloccate, eccetera. Il tema dei bombardamenti, voglio dire, è qualcosa che, diciamo, viene a toccare duramente la realtà riminese molto più di tante altre realtà italiane. Ma perché? Perché Rimini era considerata un punto fondamentale proprio per poter andare avanti lungo la pianura padana. Poi, fra, diciamo, le varie zone, Valle del Conca, Valle del Marecchia, eccetera, c'erano anche le possibilità per arrivare a impiantare tutta una serie di sistemi difensivi contro un'eventuale venuta appunto delle truppe degli alleati che marciavano in questa direzione. Le immagini dei bombardamenti sono immagini che ci colpiscono proprio perché la città di Rimini è ampiamente distrutta. Da questo punto di vista ci sono anche tutta una serie di relazioni sull'argomento che ci aiutano anche a considerare chi e come viene colpito. La gente cerca di difendersi, cerca di tutelarsi. Noi qui siamo nella sala dell'Istituto Storico della Resistenza. Bene, se pensiamo che tutto sommato la biblioteca Gambalunga, diciamo, passa praticamente indenne il periodo bellico, direi che è una gran bella cosa. E il tema era, da una parte, anche la salvaguardia, la tutela del materiale storico della città, ma soprattutto la tutela degli abitanti. E la tutela degli abitanti, da questo punto di vista, trova altro di meglio che quello di fare una fuga da una città che costituisce un obiettivo. E qui è il tema, quello degli sfollati. Gli sfollati, Rimini è una città che vede la sua popolazione praticamente tutta sfollata. A Rimini resteranno più o meno
all'incirca 3.000 persone su 40.000 abitanti della città e 70.000 del territorio comunale. Ma appunto il tema è anche dove si rifugiano. Ma ancora prima, Rimini era una città ospitale, Rimini aveva ospitato profughi di altre realtà che erano sfollati a Rimini. E qui, da questo punto di vista, diciamo, nel corso verso la metà del 44, la grande fuga, perché voglio dire, tutto diventa più pericoloso e quindi la popolazione comunque cerca di andare a trovare sul territorio della campagna, sul territorio delle aree, dei fiumi, Conca, Marecchia, ma non solo loro, e soprattutto poi anche a San Marino, dove San Marino è un punto di riferimento che teoricamente sarebbe stato un punto di salvezza. Non dobbiamo neppure dimenticare che San Marino vede, al di là del governo fascista che c'era anche lì, anche se della Repubblica che era neutrale, e che vede anche l'arrivo dei soldati tedeschi e che appunto fanno i conti, perché all'interno dell'area appenninica e dell'entroterra riminese anche San Marino era un punto importante. Poi anche San Marino dalla fine del giugno del 44 avrà qualche bombardamento, ma a parte quello, il tema è che San Marino è disponibile ad accogliere ospiti che arrivano dall'Italia, che magari hanno anche qualche finanziamento che gli viene concesso da parte delle realtà amministrative locali, ma poi è l'impegno che hanno le singole persone che vanno su e che lì trovano rifugio e trovano anche, diciamo, un modo di sopravvivere. Fra i dati materiali trovate anche che c'erano delle razioni di 50 grammi di pane al giorno che venivano dati agli ospiti della Repubblica, che solo poco prima della liberazione diventano magari 100 grammi. E da questo punto di vista ci sono delle cose anche molto interessanti che vengono raccontate. Ad esempio, nello stare a San Marino vengono utilizzate tutti gli elementi che sono disponibili, a partire dalle grotte della ferrovia che collegava San Marino con Rimini. Posso leggere un passo di una maestra di scuola, Balsimelli, che è, diciamo, era stata profuga anch'essa a San Marino, e ricorda: migliaia e migliaia di persone si erano installate nelle tragiche gallerie. La notte dormivano su improvvisati giacigli allineati ai margini delle rotaie e in una interminabile corsia. Agli sbocchi c'erano cucine di fortuna, con fornelli, e qui poi c'erano le code, poi c'era il problema anche dell'allestimento dei servizi igienici, la tutela e così via. Qui il tema, appunto, un alloggio, ad esempio a Serravalle, impossibile per la ressa degli ospiti e anche poi per le piogge che lasciavano filtrare acqua e per l'includire della stagione, appunto migliaia di persone che potevano anche respirare. Qui il ricordo che fa la Balsimelli è di qualche anno dopo, ma voglio dire, è una cosina anche abbastanza interessante, voglio dire, per quello che ci riguarda. Il tema, appunto, degli sfollati è, direi, cruciale, perché poi, grazie all'ospitalità della Repubblica e dei territori della campagna riminese, del territorio riminese, la popolazione si salva. Il problema poi si porrà quando si dovrà ritornare in città e ricostruire la città, ma qui la cosa è anche, direi, molto interessante, perché la ricostruzione avviene
subito dopo il momento della liberazione, che è il 21 settembre del 44. Tenete conto che nella estate del 44 era cresciuta di molto la fuga dalla zona che era oggetto di guerra in un territorio che doveva essere mantenuto neutrale, anche se poi gli alleati organizzeranno il ritorno, diciamo, degli sfollati, non immediato e non di tutti, perché non c'erano le abitazioni che erano distrutte, ma pian piano poi si arriverà alla ricostruzione della città. Non c'è ombra di dubbio che a San Marino arrivi un sacco di gente da Rimini, ma anche da tutto il resto del territorio dell'attuale provincia di Rimini. Basti pensare anche, appunto, alle fughe nella Valle del Conca. C'è una presenza che è massiccia, ed è così tanto massiccia, ad esempio, dalle valli a sud della provincia di Rimini, perché quelle a nord vanno più, diciamo, nell'area della pianura a nord, ma è così massiccia anche perché, appunto, il territorio di San Marino è qualcosa anche di relativamente vicino. Ci sono anche tutta una serie di rapporti che sono pure importanti. Non c'è ombra di dubbio sul fatto che la fuga dalla realtà del territorio faccia anche i conti con le linee difensive tedesche, perché abbiamo delle linee difensive che toccavano le colline fra Riccione, Misano e San Clemente alla sinistra del Conca, da un lato, da un altro un'altra linea che correva sul crinale fra Coriano e Croce di Montecolombo, e un'altra che va già perno sul Colle di Gemmano per bloccare la strada di Fondovalle del Conca. Tutte una serie di zone che vedono confidare nella neutralità di San Marino per poter fare, appunto, una buona fuga in un territorio fino ad allora inviolabile. Come ha ricordato anche, ad esempio, Paolo Zaghini, con l'avvicinarsi del fronte nel corso dell'estate il numero dei profughi e dei rifugiati aumenterà progressivamente, e la popolazione in fuga, seguendo il corso dei fiumi e degli affluenti, confluirà da tutti i comuni della Valconca e della Riviera.